Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono qui perché voglio fare la recensione di uno strumento che, come ho già ribadito più volte, è uno dei miei strumenti preferiti per l'outdoor, per il bushcraft e insomma per il campeggio, eccetera eccetera. Vi sto parlando del, sapete che io amo, oltre a coltelli e altri strumenti di questo genere, le accette e in particolare i tomahawk, perché li reputo strumenti leggeri, di facile manutenzione in caso di rottura sul campo. Ho già recensito altri tomahawk sul mio canale. Chi non l'ha visti può andarli a vedere, tipo il Pipe Hawk di cui già vi ho parlato, e oggi sono qui perché voglio fare la recensione del Cold Steel Trail Hawk. Ovviamente questo che vedete è stato customizzato dal sottoscritto, quindi quando lo acquistate non è così. In questo momento lo state vedendo disassemblato perché appunto per il trasporto c'è la possibilità di portare lo strumento con la testa smontata dal manico. Questo è uno dei grandi vantaggi dei tomahawk, che penso di aver già citato. All'occorrenza potete fissare la testa al manico questa maniera. Questo qui è un tomahawk molto leggero, quindi anche trasportabile, ma è uno strumento che secondo me è veramente eccezionale. Poi se ci avete un po' di manualità ve lo personalizzate come ho fatto io, per esempio, ma come ce ne sono altri mille esempi in rete. Niente, oggi vi farò vedere come le performance di questo strumento in attività da campo, quindi poi farò vedere anche aspetti più tecnici come il peso e la trasportabilità e eccetera eccetera. C'è da dire che questo strumento arriva che non è affilatissimo, perché nasce anche come strumento da lancio e va riaffilato, cosa che io ho fatto. Quindi le performance che vedete sono fatte con un'affilatura fatta in casa, non di fabbrica. Ovviamente non vi aspettate delle doti di taglio di un coltello praticamente, ok? Ma vedrete che anche tagliando in questa maniera le sue prestazioni sono ottime, ok? Andiamolo a vedere sul campo. Piccolo preambolo, ragazzi. Allora, due cose. Uno, quello che vedete qui, questo è un campo, una proprietà privata, dove mi è stato concesso di girare i video, di provare strumenti, e comunque sia qui, appunto essendo una proprietà, tutto ciò che c'è dentro, piante eccetera eccetera, sono di proprietà, quindi ad un certo punto verranno tagliate, quindi tutto quello che vedete di legna tagliata eccetera eccetera, sappiate che è un terreno privato. Secondo, siccome ci sarà qualcuno che sicuramente, perché so, ormai mi sono fatto un po' il callo della
insomma, delle curiosità, no? Prima che qualcuno inizi a dire ha un Cold Steel Osi alla cintura a doppio filo illegale, perché sicuramente potrebbe accadere anche questo, fermi tutti, vi anticipo che non è un Cold Steel Os, ma è un Osi, quindi a filo singolo. Quindi prima che qualcuno insinui qualcosa di particolare di un coltello a doppio filo, vi dico che è un Osi, quindi coltello a filo singolo. Come da legislazione, la vendita è consentita anche senza bisogno di mostrare o di certificare con il porto d'armi. Quindi è un coltello a filo singolo che quindi può essere impiegato tranquillamente per attività outdoor, bushcraft, campeggio, caccia, eccetera eccetera. Vi farò la recensione anche su questo, non abbiate paura, vi spiegherò cosa mi ha spinto all'acquisto, perché l'ho preso, e vi darò un po' tutte le impressioni del caso. Ma adesso concentriamoci sul trail hook. Allora ragazzi, io inizierei con un po' di chopping. Qui c'è una bella pianta caduta, una parte di pianta caduta. Andiamo a vedere questo trail hook come la seziona nel chopping. Quindi vedete, nonostante la grandezza del tagliente abbastanza stretta, poi vi dirò i centimetri, vedete la potenza che riesce a sprigionare e l'incisività sul legno. Quindi con un attrezzetto di questi ci tagliate tranquillamente una pianta di questo diametro. Direi niente male.
Quindi questo per dirvi cosa, ragazzi? Che questa sua capacità di essere disassemblato vi permette nei lavori più fini di avere un tagliente, un filo praticamente, una lama col quale avere un pochino più di controllo. Potete grattare, potete raschiare, potete usarlo per processare della carne, del cibo. È ovvio che non avrete mai la manualità che avete con un coltello, il controllo che avete con un coltello, perché comunque lo dovete impugnare così, è un po' scomodo. Però nella situazione più disparata, dove avete solo questo strumento, ha questa possibilità di essere usato in questa maniera anche per fare lavori o per pulire animali o per usarlo su cibo, eccetera. Eccoci qua, brevemente, perché comunque io penso che alla fine di tutto i fatti parlano da soli, non, per quanto io vi possa dire avete visto come lavora questo strumento. Quello che però voglio farvi vedere, allora, io non l'ho riaffilato, e ci tenevo comunque a dirvi una cosa, è un acciaio al carbonio, non so se un 1055, quindi con una percentuale di carbonio abbastanza bassa. Non aspettatevi che ci lavorate due giorni nel bosco e il filo tornare a casa ed è un rasoio. Tiene abbastanza bene, ma questo non... Guardate, anche dall'accetta di qualità... comunque sia, sono strumenti ad alto impatto, quindi durezze estreme non si raggiungono mai, per un discorso poi di robustezza dello strumento che deve lavorare. Lo riaffilate con poco, però non aspettatevi tenute del filo paragonabili a, non so, avete un coltello chiudibile in S35VN, no? Vedete che il filo vi dura tantissimo. Non è questo il discorso, sono strumenti fatti per lavorare, fatti per resistere, quando ovviamente ci si è lavorato bisogna dargli una ravvivata. In ogni caso, al mio ritorno avete visto come ho usato lo strumento, anche il chopping abbastanza intenso, con una discreta forza. Questa è la dote di taglio, diciamo. Il filo, ripeto, io l'ho fatto abbastanza grezzo, non avevo fatto un filo passato con la pasta, praticamente col compound, eccetera. È un filo fatto a pietra, lasciato anche un po' grezzo, perché alla fine non mi interessava che fosse chissà che filo. Vedete comunque che ha lavorato, taglia comunque ancora bene la carta. Che vi volevo dire, allora, è uno strumento economico che potete prendere tra le 35 e le 50, alcuni chiedono anche 60 euro, però non superate solitamente le 60 euro per questo strumento. È uno strumento che a me piace tantissimo perché è polivalente, quindi come tutti i Tomahawk, ma anche come lo scuretto da carpentiere Rinaldi che avete visto in altri miei video. E quando vado a bosco a fare campeggio, comunque attività outdoor, questi strumenti alla fine di tutto sono quelli che a me danno molta 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 soddisfazione a lungo termine. Avete visto la
recensione anche del Pi Poke nei miei video. Questo ne è un altro, sempre customizzato da me, che uso per molteplici attività, da quando praticamente lo porto a bosco a quando faccio la legna, lo uso per agganciare i ciocchi di legno e spostarli. Questo è più pesante del Trail Hawk, il tagliente è più ampio. Vi dico anche i pesi, ovviamente considerate che io questo l'ho tagliato, io ho tolto circa 4 dita, direi, dal manico. Così come lo vedete adesso, il Trail Hawk. Per questo vi dico, a me piace tantissimo perché è uno strumento ancora abbastanza potente nelle prestazioni di chopping, che vi portate dietro un peso di 556 grammi, cioè un coltello grande, spesso 6,5, 7 mm, 8 mm. Vi pesa più di questo Trail Hawk. Questo Trail Hawk potete piantarci picchetti a terra, potete, avete visto, cioppare, splittare legna. L'ho usato anche per fare lavori più controllati, smontando la testa. Può essere lanciato, mentre invece lo stesso, queste caratteristiche comunque le ha anche il Pi Poke, ma il Pi Poke, ripeto, questo modificato, anche questo accorciato, vedete, questo qui pesa 722 grammi, già un peso diverso. Ovviamente nello spacco ha più massa rispetto al Trail Hawk, quindi riuscite a spaccare più facilmente la legna. Ma come trasportabilità il Trail Hawk è veramente eccellente, oltre al fatto, perché è capitato su alcuni video che qualcuno mi venisse a dire, penso di aver anche parlato un po' della storia dei Tomahawk eccetera, ma adesso non mi dilungherò troppo. In qualche video ovviamente vedete un po' di rovinato, perché io questo l'ho usato ampiamente, lo lancio, ci faccio tutto. Qualcuno nei miei video è venuto a dirmi che non sono strumenti per l'outdoor, ma sono armi da combattimento. Un attimo, sono strumenti che sono nati come strumenti da lavoro. Poi, una volta che i coloni sono andati nelle Americhe, questi strumenti, che venivano anche impiegati per la navigazione, per la carpenteria, eccetera, sono stati usati anche come armi, perché gli indiani avevano delle accette, praticamente dei tomahawk fatti con pietre, no? Quando comunque è arrivato l'acciaio, ovviamente per gli scambi commerciali, eccetera, erano molto molto ambiti, no, questi tomahawk, e ovviamente venivano usati, sicuramente essendo leggeri, veloci, anche come armi da combattimento. Quindi avere un tomahawk del genere è anche uno strumento che potrebbe essere compatibile con la difesa personale. Ma non ricordiamoci che la sua vera natura, derivante da appunto questi scuretti da carpenteria, è il lavoro. Ovviamente più è piccolo e più è leggero, meno vi aspettate le prestazioni di un'accetta con la testa da 1 kg. Però per chi come noi pratica attività di campeggio essenziale, bushcraft, outdoor, uno strumento così, perché poi uno, noi non abbiamo molto l'ottica dell'accetta rispetto ai nord europei, o comunque a certi americani, Nord America, eccetera. Noi diciamo che, nonostante, ribadisco, questo è uno strumento che pesa 550 grammi, ma può essere portato disassemblato,
quindi senza problemi di trasporto, eccetera, quindi poco ingombro, eccetera, molto più gestibile per essere trasportato. Quanti di noi lo portano in escursione, lo portano in uscita? Magari vedo tanti che portano coltelloni enormi, però fondamentalmente io stesso, quando mi serve, non è che non ho portato coltelli da campo, però fondamentalmente se andiamo a vedere, portare un coltello da 700 grammi e portare un tomahawk da 550, siamo lì, no? Però diciamo che questa visione, no? C'è un po' più lontana, mettiamola così, perché altrimenti questo qua è uno strumento, sia che uno va in campeggio e quindi si piazza la tenda, ci si piazza i picchetti, sia che va a fare un trekking e se c'è dei rami sul sentiero, delle piante cadute, riesci a pulirlo abbastanza agevolmente, sia che vuole fare un, non so, appunto un bivacco, quindi accamparsi, fare un po' di legna, eccetera. Io lo uso anche in casa, cioè è uno strumento che io personalmente adoro. Abbiamo questa ottica un po' di, ripeto, vanno tantissimo i coltelli, vanno tantissimo i coltelli costosi, vanno tantissimo i coltelli da collezione. Perdonatemi se voglio, dico questa cosa, perché stringi, stringi, alla fine chi veramente fa attività outdoor poi ne capisce l'utilità di questi strumenti piuttosto che avere un coltello da 400 euro che pesa un chilo, no? Però che c'entra? È bello anche quello, però vi dico al lato pratico personalmente io ho un debole per questi strumenti, l'ho detto e lo sapete, non è un segreto, e per la loro versatilità, per i loro molteplici utilizzi. E quindi potete praticamente anche piantarci chiodi. Praticamente l'utilità e gli spunti di utilizzo sono veramente vastissimi, vastissimi. Come vi ho fatto vedere, può essere staccata la testa, quindi anche per la caccia, parlo di una situazione estrema dove sia solo questo. Oltre al fatto che il manico, qualora lo rompiate, è un manico facilmente riproducibile, no? Perché comunque ha la testa conica e quindi praticamente va a bloccare sulla parte più larga del manico. Non ci sono praticamente cunei di espansione, chiodi, niente, il legno resta pieno, quindi è molto 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 facile. Il rammarico mio qual è? Il rammarico mio è che praticamente ho provato altri tomahawk, questi qui che peccato che ci sia solo Cold Steel che realizza questo tipo di tomahawk, proprio riprodotti anche a livello storico, riproduzioni molto abbastanza attendibili. E sarebbe bello anche, ripeto, un acciaio un pochettino migliore, magari pagando anche qualcosina di più, però a livello industriale sono veramente pochi quelli che aziende che riproducono questo tipo di strumenti. Io, a me questa cosa un po' dispiace perché sono strumenti per cui io vado pazzo, pazzo letteralmente. Ho provato l'American Tomahawk, avete visto la recensione, non è stata una grande, è stata un po' una delusione. Ho accette, ma l'accetta è un altro strumento ancora. Ho lo scuretto da Rinaldi, che è quello che si avvicina un po' a questo tipo di tomahawk, di cui sono estremamente soddisfatto. Mi sarebbe piaciuto che ci sia qualche altra azienda, magari abbastanza buona, che realizzasse qualcosa proprio di così, vogliamo dire, primordiale, di così basico, perché alla fine è una testa, no? Un occhio conico che si infila in un ci si infila dentro un pezzo di legno così, essendo un po' più largo sopra, questa testa praticamente non scapperà mai in fuori, cosa che invece capita su qualche accetta, no? E io lo trovo veramente qualcosa di ben congegnato, è un grande strumento per la sua versatilità.
Ripeto, peccato che attualmente ci sia solo Cold Steel, da un lato fortunatamente, perché comunque con un prezzo quasi irrisorio, secondo me si porta a casa uno strumento del rapporto qualità-prezzo veramente eccellente. Veramente eccellente. Chissà, magari prima o poi qualcuno farà anche la sua versione storica di questi. Sì, c'è la Condor anche che li fa, però lì la qualità è lo stesso, penso che non è che superi di molto quella della Cold Steel, anzi, molte ditte fanno, visto da Tomahawk abbastanza fantasiosi, o tutti full tango con cose strane, mentre invece un bel Tomahawk con un tagliente da una parte e un martello dall'altra, con l'occhio così, un bel acciaio al carbonio, bello abbastanza leggero, maneggevole, veloce, per me è un grandissimo strumento. Ragazzi, io spero di avervi detto tutto, di non avervi annoiato con l'ennesimo video che questa volta riguarda i tomahawk o le accette e non sempre solo i coltelli. Fatemi sapere le vostre impressioni, se ne possedete, se vi piacciono, se vorreste averlo. E per qualsiasi dubbio o informazione che volete, scrivete sotto al canale. Se posso, vi rispondo molto volentieri. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!